Buongiorno, buenos días a todos amigos de Expo Latina, en particular a Jorge Enrico Londoño Ramírez, gestor cultural de la Expo Latina. Abbiamo fatto questa alleanza con la Expo Latina, la Biennale di Salerno, e questo è il palazzo dove si terrà in novembre la quarta edizione della Biennale. Ora facciamo questo viaggio all'interno del palazzo, un palazzo molto antico del 1200-1300 e molto importante nella mia città di Salerno. E era il palazzo, era la sede reale del principe. Quindi cominciamo questo viaggio all'interno di questo bellissimo palazzo. Qui siamo nell'atrio, ci sono molte contaminazioni in questo palazzo, anche precedenti al periodo longobardo. Ecco, è un palazzo di tre piani più la parte mansardata. All'interno del palazzo abbiamo anche le terme romane con dei ritrovi archeologici. Ecco, queste qui sono le terme romane all'interno del palazzo, una preesistenza di questo edificio. Abbiamo mosaici. Questo è uno dei saloni. Tutte le sale le usiamo come sale espositive. Questo è un altro salone, il secondo piano. Qui abbiamo ancora degli archi arabo-normanni,
che si replicano poi sulla facciata. Qui sono tutte sale. Queste sono altre colonne, qui abbiamo all'interno del palazzo ritrovata, su un'altra sala, ecco, qui abbiamo ancora dei ritrovi di architettura normanna. Ora andiamo al terzo piso. Guardate che splendore questo palazzo. Grazie.
Qui abbiamo ancora altre sale. E questo è, caro Jorge, quando gli amici della Expo Latina verranno a esporre le opere qui in video, perché purtroppo per il Covid non è possibile inviare le opere, ma faremo una video proiezione delle opere nei monitor, e quindi dedicheremo una sala all'Expo Latina con tutti i loro bravissimi artisti. Grazie a te, Jorge, per questa alleanza e speriamo di fare cose molto interessanti e molto grandi. E il prossimo appuntamento, speriamo, con la Biennale sarà in Colombia, a casa tua. Un abbraccio, Jorge.